Ho visto gente più allegra sul patibolo. Ah, risparmiatevi l'ironia, Effendi. Oggi i bizantini ci hanno rubato i guadagni di 6 mesi. Mi dispiace, posso aiutarvi? Forse. Per secoli la mia gente è stata diffamata e insultata. Ci hanno chiamate streghe e stregoni. E allora sia. Non rifuggiremo più questi epiteti, ma li accoglieremo. Incoraggiamo queste voci, già che è meglio essere famigerati che ignorati. L'idea mi pare buona. Ecco il piano. Chiunque abbia toccato quella cassa di denaro deve morire, ma con discrezione, come se fosse stato maledetto. La maledizione a Tingana sarà la nostra benedizione. Forse allora si decideranno a lasciarci in pace. Quante dita possiamo strappargli? Quello merita d'essere tenuto d'occhio. A me piace spaventare gli altri. Fammi parlare col prossimo pellegrino che alleggeriremo, fratello. La nuova Gilda penserà a tutto. Voglio provare la mia teoria secondo cui le orecchie sono direttamente collegate ai testicoli. Bene, allora.
Che ci farai con la tua parte? Un pasto caldo, magari un bagno. Che cosa succede? Sta male? Lascialo, non possiamo restare. Sarà vittima di qualche maleficio. Questo è troppo. Che Dio vi salvi o vi fulmini. Ne panda gli è matto me una mena che il gatto. Lei o ti cratane ma criata cacapne. Lasciatemi in pace, lasciatemi in pace. Ma che diavolo succede qui? È la maledizione a Tingana. Dio ci aiuto. È stata una brutta idea. Questo è troppo. Che Dio vi salvi o vi fulmini. Vi prego, lasciatemi stare. Non c'entro nulla con tutto questo. Dobbiamo annientare quei blasfemi. Essi prendono tutti i valori più cari alle brave persone di ogni fede e li... Un appello dal visire ai lavori pubblici e alla cultura. Le persone che corrono sui tetti. Qualcuno faccia qualcosa! Dio mi protegga! Che stolto sono stato! Che ti succede? I vecchi trucchi sono sempre i migliori. State attento, Ezio. Ho saputo che la cassa è maledetta. Dove andiamo, mia bella signora? Di qua. E state in guardia. Avete mai sentito il termine gitano? Di frequente, sì. Sapevate che questa parola deriva dall'errata convinzione che la mia gente provenisse dall'Egitto? E lo trovate offensivo? Lo trovo buffo. Il mio popolo proviene dalla Persia orientale, ma in qualche modo siamo diventati cittadini di una terra che non abbiamo mai visto. La gente è lesta a giudicare e lenta a correggersi. La gente è stupida. Talvolta. Ezio, la risposta più semplice è sempre la migliore. Dovreste controllare, assicurarvi che ci sia tutto. Vi siamo riconoscenti, Ezio. Ed ora in poi potete contare su di noi per qualunque cosa, quando volete. Sta bene. Se per caso dovessi aver bisogno di denaro, lo chiederò a voi.